Vado a intuito, dovrebbe essere Amici, giusto? Non no, solo. C'è posta per te, che è successo? Uomini e donne! Maria, nostra signora del tubo catodico, del piccolo schermo, noi abbiamo l'autore di questo... Di questo bel libro. Bel libro, davvero. Emanuele Krausar dovrebbe essere, o Krausar la pronuncia vera. Comunque ce l'abbiamo e lo ringraziamo per questo. Buongiorno Emanuele. Buongiorno, sì. Krausar va bene. Evoca pagine di impero austro-ungarico questo, Krausar. Di origine tedesca. No, però io sono di Roma. E ci stai, dai. È come Patrick von Bruck, prussiano, però è nato a Tiburtino Terzo, che, ecco. che fa molto tendenza. Allora, Emanuele ha scritto questo bel libro. Che si chiama proprio Maria De Filippi. Maria De Filippi. C'è un sottotitolo però. No, gliel'hanno il dato. Fatto Quotidiano. Il Fatto Quotidiano ha scritto Nostra Signora dei Turpi. Dei Turpi. Ora non so quanto Emanuele possa condividere il titolo dei colleghi. Tra l'altro, se non sbaglio, dovrebbe essere sì di Carlotta Vissani, Nostra Signora dei Turpi. Io parto subito dalla madre di tutte le domande, nella leggerezza anche dell'argomento. Perché un libro su Maria De Filippi? Guarda, io in realtà è successo un po' per caso, scrivo racconti da tanti anni e un giorno mi sono trovato a vedere questo programma così, Uomini e Donne, mi ha colpito molto e sono rimasto attirato, diciamo, da questi personaggi che partecipano al programma e soprattutto anche dalla conduttrice Maria De Filippi, un po' per la sua presenza e assenza nel programma, cioè il fatto che fosse presente ma mai giudicante nei riguardi di queste persone. E ho iniziato a scrivere questi racconti, ogni racconto praticamente aveva come titolo Maria De Filippi, perché era il punto di vista, il punto di riferimento di questi personaggi, di questi che partecipano, che cercano di partecipare o che riescono a fare i tronisti oppure che non ci riescono, fanno i corteggiatori o meno, insomma, quindi... in realtà alcuni hanno definito un romanzo su Maria De Filippi, ma in realtà sono dei racconti che ogni racconto ha un inizio e una fine, diciamo. Certo, nell'approccio del commento che fa il tuo libro mi sembra però di capire che il tono non è esacerbato, è un'osservazione abbastanza distaccata, quasi encomiastica nei confronti della Maria? No, diciamo forse distaccata è il termine giusto, nel senso che io ho osservato questa trasmissione come mi capita di osservare altre cose, insomma, cioè, certo da parte mia nessun interesse a giudicare il programma, ma mi aveva colpito anch'io, in realtà sono rimasto poi tra virgolette intrappolato e catturato da queste scene di questo programma. Ecco, quali sono, diciamo, le caratteristiche che tu hai trovato in maniera particolare in questo tipo di programmi? Cioè, quali sono le cose che riescono poi ad attirare un pubblico che, fra le altre cose, credo che sia un pochino trasversale a livello di età? Beh, in realtà, sì. Guarda, io in realtà sono stato come scrittore colpito più dai perdenti che partecipano a questo programma, perché poi ci sono quelli che hanno successo, che poi è un successo veramente molto effimero, molto rapido, però c'è tutta una schiera di altre persone che partecipano e in realtà mi hanno colpito loro, ecco, perché poi comunque se uno approfondisce un po', insomma, queste persone ovviamente vivono delle emozioni forti anche dentro il programma, non è che c'è solo la parte, diciamo, di carta pesta, tra virgolette, no? ma vivono anche emozioni reali e insomma, andavano, secondo me... Non è però un po' un'esaltazione, diciamo, del non saper far nulla e arrivare comunque a un successo che, come dicevi tu, è sicuramente effimero, ma che ha dato modo a tanti anche di lanciarsi nel mondo dello spettacolo. Certo, sì, beh, anche quello sì. Diciamo che però io sì, anche parlo anche di questi casi, perché comunque sono 110 racconti, quindi c'è anche quello, insomma, chi ha successo per poco, chi punta solo sul programma per avere una vita più facile, tra virgolette, però secondo me poi è tutto un po' relativo, perché non credo che gli cambi più di tanto la vita, insomma, fare questo programma, io questo sinceramente non lo so. Questo non lo so neanch'io, di certo ci stanno scrivendo, abbiamo riscontrato due verità, che due ex tronisti sono finiti per fare i pornatori, insomma, cioè, c'era di meglio come prospettiva. Uno è Fernando Vitale, film parodia porno di Uomini e Donne, l'altro, adesso il nome non ci viene, ma questo ragazzo biondo che
se uno parte da Maria De Filippi, magari vorrebbe fare altro cinema, altra televisione, immagino, immagino, nel rispetto di tutte le scelte, ci mancherebbe. Sì, c'è un po' di tutto, cioè, molti non so cosa finiscono a fare. Poi io paradossalmente conosco il programma, insomma, diciamo, l'ho iniziato a vedere così un po' per caso. Poi mi sono, appunto, quando poi ho iniziato a scrivere mi interessava, l'ho visto anche su internet, su YouTube, così, non, ma non è che conosco bene appunto tutte le dinamiche poi dei tronisti, però insomma Ecco. così come osservazione mi sembra che molti appunto poi non, cioè diciamo che il successo è molto rapido, mentre quello appunto di Maria De Filippi dura da molti anni e quindi è un po' lei che fa da, diciamo, da dea di questo, anche per questo cioè, i racconti si intitolano tutti così e anche il libro stesso, perché lei è il vero punto di riferimento, quella che rimane sempre sulla cresta dell'onda. Ecco, Emanuele, io leggevo l'altro giorno che sono in calo gli ascolti per quello, gli ascolti e soprattutto la visione dei reality show. Tu come vedi il futuro di queste trasmissioni? Guarda, io sinceramente non lo so, penso che sia sì, anch'io lo vedo in calo, ma soprattutto forse per motivi legati al fatto della crescita di internet, che insomma molti giovani vedo che non hanno neanche la televisione, preferiscono insomma la partecipazione che può dare internet, mentre lì poi alla fine sono sì questi pochi protagonisti, ma si sta perdendo un po' l'interesse. Sinceramente io non so, io neanche insomma, non li vedo questi Hai un programmi, occhio mi aspettavo distaccato, molto. diciamo, va Sì, bene. un distaccato è il distaccato molto. termine È la giusto, cosa insomma, è giusta, piaciuto certo. molto al nostro autore che salutiamo e ringraziamo per Grazie, grazie, grazie a Emanuele. voi. Grazie, grazie Emanuele Krauser, giusto? Sì, giusto. Così, così è la pronuncia, grosso modo. 8:45, giusto il tempo per andare in pubblicità.